Buon pomeriggio a tutti, è Ciao a domenica tutti, buon pomeriggio. pomeriggio e io e Monia siamo in ufficio a studiare in che modo è stata recepita la direttiva Omnibus in Italia. Monia, a che punto siamo? Sì, perché esatto, sì, perché proprio di qualche giorno fa, proprio del 1 dicembre, la novità, lo schema legislativo che andrà a recepire la direttiva da parte del governo. Il governo l'ha trasmessa alla commissione parlamentare, quindi siamo addirittura d'arrivo. Evitiamo la sanzione, il procedimento di infrazione che l'Europa potrebbe infliggerci perché siamo in ritardo, è da maggio appunto che dovevamo già applicarla e molti paesi l'hanno già fatto come Germania, Francia e altri paesi europei. Quindi manca l'Italia sostanzialmente tra Questa le due. direttiva, Monia, porta numerose novità nel mondo dell'e-commerce, Sì, però già l'abbiamo anticipata. le vogliamo trattare in maniera separata, in maniera differente, in modo da fare un piccolo approfondimento di qualche minuto su ogni singolo aspetto. Quello di cui andremo a parlare oggi è di come gestire ribassi, sconti e saldi. Ne abbiamo già parlato, ma prima ne parlavamo a livello europeo, adesso è stata attuata, sarà a breve attuata in Italia, nel giro probabilmente di qualche settimana, forse addirittura di qualche giorno, sarà attuata in Italia, sarà già pubblicata in Gazzetta Ufficiale, giusto, Monia? No, non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma è stata trasmessa dal governo al Parlamento, quindi ci sarà un parere parlamentare e il governo poi riuscirà a pubblicare, a emanare. E quindi ci siamo, insomma. Quello di cui andiamo a Sì, parlare roba di oggi giorni. in particolare è come gestire i ribassi, cioè quando andiamo a inserire uno sconto, un ribasso all'interno di un e-commerce. Lo facciamo in maniera molto veloce e in maniera molto pratica. Allora, un normale ribasso ad oggi deve essere inserito indicando qual era il prezzo più basso applicato per lo stesso prodotto nei 30 giorni precedenti. Nel senso che, come in questo caso, oggi queste scarpe che si chiamano scarpa, non sapevo che ci fosse un brand che si chiamava proprio scarpa, così tanto descrittivo, brand debole a questo punto. Neppure. Questa scarpa che oggi costa 104,99 euro, prima era prezzata 209,99 euro. Prima che si intende per prima? Si intende nei 30 giorni precedenti. Attenzione, perché questa direttiva sui ribassi, questa nuova normativa anche italiana sui ribassi, non si applica, quindi parliamo per qualsiasi tipo di prodotto, ma non si applica ai prodotti food e ai prodotti agricoli. Sì, però ti faccio una nota, ci sarà una norma che verrà introdotta nel codice del consumo che ha un grande impatto invece sull'e-commerce food, cosmetici, tutto quello che magari non riguarda i prezzi, quello che stai dicendo tu, ovvero il fenomeno del dual quality, cioè sarà sanzionato finalmente per la prima volta tutti quei prodotti che vengono venduti in Italia e poi anche venduti in Europa, che però in Europa, in paesi terzi dall'Italia, presentano delle caratteristiche diverse da quelle che invece Ma sono certo, quindi italiane. per questo Pensiamo il food. alla pasta con il grano italiano, in Italia viene venduta quella marca con il grano italiano, mentre in Germania quello stesso brand vende con grano proveniente dall'Unione Europea. Sì, e molto probabilmente Quindi caratteristiche questo diverse, avviene anche perché per materie prime sono diverse. una differente per un differente gusto anche dei vari paesi, perché probabilmente la pasta, così come piace negli Stati Uniti, è differente rispetto alla nostra, però non può essere più venduta Sì, come non è identica. solo l'unico criterio, non è l'unico criterio No, per il quale dico, lo potrebbero scegliere fanno, di a volte lo cambiare. fanno, certo, oppure a volte ovviamente il prodotto di alta qualità lo circoscrivono al nostro territorio, mentre vendono il made in Italy, che poi magari può essere anche made in Italy, quindi a quanto pare, però fatto con un grano differente, non è un Ah, prodotto solo quello è il problema, identico sul Made in Italy. rispetto al nostro. Comunque, andiamo avanti. Vi stavamo raccontando dei ribassi di prezzi, interessante, Monia, grazie. Quindi anche questo è introdotto dalla Omnibus, giusto? Sì, esatto, sì. Ok, interessante. Quindi andiamo avanti. Stiamo parlando del normale ribasso. Quindi il normale ribasso va gestito in questo modo: va indicato il prezzo nei 30 giorni precedenti. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dall'e-commerce alla generalità di consumatori, quindi un cliente genius di Booking, per esempio, faccio un esempio, non potrebbe rientrare un prezzo che viene fatto a una categoria particolare, a chi è iscritto alla newsletter, a chi ha l'account, quelle sono categorie particolari e quindi non deve essere esposto quel prezzo più basso, ma il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori. Questa è una particolarità italiana rispetto alla normativa europea, nei 30 giorni precedenti all'applicazione del ribasso. Quindi questa è la base, questo deve essere chiaro.
Cosa accade per le vendite straordinarie? Un comma dell'articolo che parla dei ribassi è dedicato proprio alle vendite straordinarie. Vendite straordinarie che in realtà sono regolate già da una normativa del 98 o 94, adesso in questo momento non ricordo, e che richiedono un ulteriore dato, che è la percentuale di sconto. E quindi nel caso in cui la scarpa viene venduta durante le vendite straordinarie, ma intanto cerca qual è la normativa sulle vendite straordinarie, se del 98 o del 94, nel caso di vendita straordinaria dovuta a saldi stagionali, liquidazione è quando qualcuno svende tutto, perché cessa, o vendite promozionali, le vendite promozionali sono come il Black Friday oppure la settimana dei 20 anni di Media World, per esempio, e quindi sono vendite generiche fatte a tutti gli utenti su tanti prodotti, delle offerte fatte proprio per quella vendita promozionale relativa a quel periodo. Allora, in questo caso, la normativa del 90 98. 98 prevede che oltre all'indicazione di qual era il prezzo prima, che invece è introdotta quest'anno, vi sia anche l'applicazione della percentuale del ribasso. Ma c'è una particolarità. Questo prezzo precedente deve essere considerato, come abbiamo detto, il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni, a meno che state molto. Facciamo comunque un esempio molto pratico. A meno che non vi sia una riduzione progressiva. E quindi, se all'interno di questi 30 giorni c'è una riduzione progressiva del prezzo, sempre maggiore, sempre maggiore, sempre maggiore, all'interno dei 30 giorni, senza nessun rialzo nel frattempo, allora per prezzo precedente si intende il prezzo iniziale di quando è iniziata la riduzione. E quindi, se a Natale un bene, un oggetto costa 100 euro, il 3 gennaio costa 70 euro, l'8 gennaio 60 euro, il 15 gennaio 50 euro, siamo ancora nei 30 giorni. Credevamo che il prezzo precedente più basso nei 30 giorni, una volta arrivati a 50 euro, fosse 60 euro, perché era il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Invece no, resta fermo il prezzo da cui è iniziata la riduzione. Quindi il prezzo precedente applicato all'e-commerce nei 30 giorni precedenti rimane 100. Anche se il 15 gennaio abbiamo un prezzo precedente che era quello dell'8 gennaio che è 60 euro. Esempio pratico, Natale, scarpa, montagna, 100 euro, Natale. 3 gennaio, scarpa, montagna, 70 euro. Prima era 100, abbiamo dato il prezzo precedente. Andiamo avanti con la data. 8 gennaio, 60 euro, scendiamo ancora. Prima era 100, resta fermo al primo prezzo prima dell'inizio dei ribassi. Il 15 gennaio la scarpa costerà 50 euro, è il prezzo più basso nei 30 giorni precedenti, non è 60, non è 70, ma resta 100. Quindi la corretta configurazione sarà sempre un'indicazione di prezzo, prima era 100. Ultime piccole informazioni. Non si applica al prezzo di lancio, quindi non si applica questa informazione, non c'è l'obbligo di dare l'informazione del prezzo precedente nel caso di prezzo di lancio. Siamo anche abituati perché, insomma, anche per molti eventi a pagamento c'è il prezzo early bird. E quindi in questo caso, invece, torniamo all'esempio della scarpa: una scarpa appena arrivata, prezzo di lancio fino al 31 dicembre 109 euro. È un ribasso rispetto al prezzo normale che viene indicato, che sarà il prezzo successivo dall'1 gennaio in poi, ma non bisogna dare nessun tipo di informazione relativa a questo ribasso, perché non è un reale ribasso, perché noi partiamo già da 109 e stiamo, in maniera però reale e veritiera, indicando che dall'1 gennaio, in questo caso nel mio esempio, il prezzo sarà 209,99 euro. Infine, non si applica alle vendite sotto costo. Qual è la vendita sotto costo? È quando un e-commerce, o comunque in generale un'attività, vende un prodotto a un prezzo inferiore rispetto a quanto l'ha comprato. Quindi, quando noi vediamo sotto costo all'interno dei volantini o dei vari siti internet e così via, vuol dire che quel bene è inferiore rispetto a quanto loro l'hanno acquistato, rispetto
Allora, quanto loro hanno acquistato, ovviamente al netto di IVA, che invece viene aggiunta. Ho finito, abbiamo fatto questa Ovviamente, piccola ovviamente aggiungo live. che ci sono dei tool, comunque stanno per essere implementati, inventati tool di tracciamento dei prezzi che possono aiutarci anche in caso di segnalazione o accertamento da parte della GCM, che è l'autorità Allora, garante che diciamo una possa cosa, che tutelarci, di i tool verificare appunto il tracciamento stesso. I tool devono però, e ancora non sono pronti, anche quelli che ci sono, non sono pronti perché questi tool devono comunque rispettare queste particolarità che sono solo italiane. Perché chiaramente questa nuova direttiva europea si viene a incastrare all'interno di una normativa sulle vendite sotto costo già esistente italiana. Quindi in che modo l'Italia sta applicando questa normativa? La sta applicando proprio incastrando queste nuove regole all'interno di regole che già c'erano. Troviamo già dei tool anche stranieri di tracciamento del prezzo, ce n'è anche qualcuno italiano, però in questo momento probabilmente sarà necessario aspettare che questa normativa entri in vigore a tutti gli effetti per poi capire le particolarità e sulla singola scheda prodotto poter spuntare se si tratta di un ribasso dovuto alla stagionalità, si tratta di un ribasso early bird, si tratta di un ribasso per vendita promozionale, oppure semplicemente ho abbassato il prezzo, quindi vale la regola generale. Grazie a tutti, speriamo di non esserci dilungati troppo. Ci piace fare queste cose così estemporanee. Nei prossimi giorni tratteremo altre novità relative alla direttiva Omnibus e anche qualcosa relativa alla privacy, perché come sapete è tutto in via di risoluzione. Parlo del famoso caso Analytics. Grazie a tutti, ciao, buonasera. Grazie, ciao, buona serata.